Catanzaro vince 3-0 contro il Monterosi, 17esima vittoria fra le mura amiche del Ceravolo in questo campionato. Una stagione pazzesca che il Catanzaro sta per concludere nel migliore dei modi, con la Serie B ormai distante pochissimi centimetri. Già dalla prossima contro la Gelbison sul neutro della Recchi di Salerno ci sarà il primo match point. Ma in questa striscia video andiamo come sempre con il mitico Paolo Carnuccio ad analizzare quello che è accaduto nei 90 minuti di Catanzaro-Monterosi e per riavvolgere anche un po' il nastro di queste ultime settimane che stiamo vivendo con un pathos e una passione davvero incredibile. Ancora un'altra gioia anche oggi, la squadra con le ultime energie fisiche, con le ultime energie mentali dopo questa settimana importante oggi è riuscita a regalarci l'ennesima gioia. Però consentimi Francesco, è stata spinta da un pubblico straordinario, un pubblico che veramente oggi questi 10.000 hanno sostenuto la squadra in ogni momento, in ogni frangente. I gol sono stati frutto proprio di questa coesione, di questo gruppo, di questa unità, di questa fantastica cavalcata di quest'anno e ancora oggi c'è stata una grande dimostrazione delle prestazioni eccezionali, mostruose. Van de Putte oggi è stato un alieno in campo, ma tutti quanti, lo stesso Scognamillo, stiamo raggiungendo dei livelli di numeri, di prestazioni, di compattezza di gruppo, di giocate, di gestione della partita veramente incredibili. E questo Catanzaro rimarrà nella storia, Francesco, veramente nella storia. Lo stiamo dicendo, no? Da quando abbiamo capito la forza di questo Catanzaro, che c'erano tutti gli elementi dentro e fuori dal campo per poter vivere una stagione incredibile che riscrivesse anche la storia non solo del Catanzaro ma anche della Serie C, perché il Catanzaro, ricordiamolo, al di là poi del traguardo sportivo che andrà a conseguire da qui ai prossimi giorni, ha la possibilità di scrivere anche dei traguardi proprio per la categoria, per la Serie C. Impensabile se pensiamo a questi quasi 20 anni, no? di Serie C, condotti spesso da comprimari, spesso dietro le quinte vedendo gli altri festeggiare. Non c'era un modo migliore per salutare questa categoria. Tantissime delusioni in questi anni, ma noi siamo stati sempre qui, siamo stati sempre a fianco di questa squadra, siamo sempre stati sugli spalti del Ceravolo e fuori casa a sostenere la squadra e questa è la nostra vittoria, un riscatto di una città, di una tifoseria, di una grandissima società che ha fatto tesoro dei suoi errori e ci ha portati veramente in una posizione impensabile, con dei record incredibili. Possiamo arrivare, non lo diciamo, ma possiamo arrivare ad un traguardo di gol fatti e di punti che rimarrà nella storia ineguagliabile e questo è veramente un qualcosa che ripaga di tantissimi anni di sofferenze, come dicevi tu. Sono perfettamente d'accordo, del resto lo abbiamo rimarcato e lo continueremo a rimarcare nel corso delle prossime settimane. E abbiamo speso questi primi minuti della striscia per parlare del lato emotivo, perché siamo stati tutti trascinati in questi ultimi giorni nel vedere la 106 colorata di giallo-rosso, quel bellissimo anche saluto finale della squadra a Crotone agli spalti vuoti, segno di questa bellissima unione che si è creata fra società, calciatori, dirigenti e tifoseria e città. Per oggi si è giocata una partita di calcio che il Catanzaro ha vinto con delle armi diverse rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Tu hai evidenziato un po' di calo mentale, però ecco, forse l'immagine, lo specchio di questo Catanzaro sono i primi due gol, con Biasci e Iemmello che si divorano praticamente due gol a porta vuota e poi ci pensa prima Scognamillo, un giocatore cresciuto in una maniera esponenziale, poi il capitano in avvia di secondo tempo e poi Van de Putte che ha coronato l'ennesima prestazione da 8 in pagella. È la mentalità, Francesco, quella che conta. Quando tu sei alla fine, una goccia di sudore, non ce la fai più, la stanchezza, arrivano da dietro chi? Martinelli e Scognamillo e ti risolvono la partita. Questa è la struttura della squadra, questa è la nostra mentalità. Una mentalità che sta insomma per portarci a questo tanto agognato obiettivo sportivo. Andremo a prendercelo, speriamo, in questo primo match point domenica alla Recchi di Salerno contro la Gelbison. Ci saremo per vivere
questa che, come hai detto giustamente tu, è l'inizio di un lungo orgasmo che quattro sarà... mesi di festeggiamenti. E allora noi festeggiamo già a partire da adesso, perché ce lo siamo meritato. Il nostro dura da 20 anni, è l'attesa, quindi infatti. Direi che è arrivato il momento di rilassarci, festeggiare e di darvi come sempre appuntamento su uscatanzaro.net, l'homepage, i canali social, perché c'è ancora tanto da vivere insieme. Ciao.